Allora, i prossimi mesi, se non addirittura i prossimi 2 anni, 2 o 3 anni, dovranno essere quello di una consapevolezza che dobbiamo convivere con questo virus. Come abbiamo convissuto con il virus dell'AIDS, della SARS precedente, eccetera. Quindi quelle che sono queste semplici istruzioni che noi diamo ai cittadini dovranno essere osservate sempre. Nei luoghi affollati, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, essere sempre diciamo a distanza di sicurezza dalle persone, evitare quelle che in qualche modo hanno qualche sintomo, evitare con loro qualsiasi contatto e se possibile frequentare gli ospedali, i centri diagnostici, gli studi medici solo in casi di effettiva necessità, perché proprio quelli possono essere, diciamo, i punti di trasmissione della malattia. Quindi consapevolezza, diciamo abitudine alla convivenza con queste misure più rigide e andare avanti con fiducia in attesa dell'arrivo del vaccino.